Buonasera a tutti i telespettatori di Studio Robur Zoom, nuova puntata per parlare del Siena che dopo la vittoria con il Montevarchi, che ha permesso ai ragazzi di Mister Pagliuca di consolidare il secondo posto in classifica, sta preparando la trasferta di Olbia in programma sabato alle 17.30. Di tutti gli argomenti di stretta attualità che riguardano il Siena parleremo nel corso di questa puntata, lo faremo con i nostri ospiti che vado subito a presentare. Leonardo Betti, ciao Leonardo. Ciao, buonasera a tutti. Ed Andrea Sbardellati, ciao Andrea. Ciao Giacomo e buonasera a tutti. Allora, Siena che con il Montevarchi ha ottenuto un ulteriore risultato positivo, terza vittoria consecutiva di fila, Leonardo, che insomma ci fa vivere un ottimo inizio di stagione. Ci fa vivere uno splendido inizio di stagione, c'è molto entusiasmo, partecipazione da parte della tifoseria e c'è anche voglia di riparlare del Siena, di interessarsi al Siena, cosa che negli ultimi anni onestamente si era un po' persa. All'inizio dell'anno scorso, onestamente, con l'arrivo di Perinetti, anche lì si era ricreato un clima positivo, però poi bisogna essere onesti, tutta una serie di scelte societarie e compagnia bella avevano subito smorzato l'entusiasmo in pochissimo tempo, mentre quest'anno mi sembra che ci sia veramente la volontà di proseguire su una strada già tracciata a livello societario e dirigenziale. Andrea, sinceramente non te l'aspettavi forse un inizio così del Siena? Da, sai, ora rispetto alle ultime annate si può dire non ce l'aspettavamo, però devo dire che la società è riuscita a mettere insieme, a organizzare tutto bene a mio avviso, dall'estate, dai primi approcci, da quando c'è stato un po' il subentro della nuova proprietà, l'organizzazione mi sembra hanno confermato quello che di buono c'era nella società precedente, anche perché poi le annate non sono mai figlie di improvvisazione oppure chiudiamo una porta e ne apriamo un'altra. Abbiamo avuto la possibilità di avere comunque nello staff figure che avevano fatto bene, sono rimaste e tutto quello che è stato fatto finora a mio avviso è stato fatto bene, anche da partire anche dalla conduzione tecnica, una squadra che ha potuto lavorare a pieni regimi, un organico pieno fin dall'estate e questi risultati si vedono, un allenatore che conosce bene la categoria di Serie C, un allenatore che dà grinta, che dà forza, che dà anima anche durante la partita, bell'approccio con i tifosi, mi fa molto piacere vedere questo ritrovato entusiasmo, perché insomma anche nella partita contro il Montevarchi abbiamo visto venire allo stadio molte persone, è stato riaperto come vedete dalle immagini anche la gradinata, per cui ci sono tante possibilità in più anche per migliorare questo ulteriore approccio con gli sportivi che ultimamente era un pochino venuto meno. Leonardo, che sensazione ti ha dato tornare in quella che è un po' la casa storica dei Fedelissimi, la gradinata? Io, facendo parte anche del consiglio direttivo dei Fedelissimi, indubbiamente è stata una bella, cioè è stato piacevole, veramente una sensazione piacevole. E tra le altre cose, una gradinata ristrutturata dove i seggiolini bianco e neri danno tonalità e colore e riappropriano anche la tifoseria dei suoi colori storici, quindi anche questa idea di mettere i seggiolini bianco e neri tra le altre cose sono molto da un punto di vista di comodità molto più comodi di quelli precedenti e in più questa idea di aver chiuso i settori laterali e aver tenuto aperto della gradinata solo il settore centrale ci permette di aiutare anche i ragazzi della curva, perché noi come Fedelissimi siamo più uniti, la gente non si disperde a destra e a sinistra e ci permette nel nostro piccolo di dare una mano con l'incitamento anche ai ragazzi della curva, quindi tutte cose positive. Del post partita della sfida con il Montevarchi abbiamo estrapolato un breve estratto delle dichiarazioni di Mister Pagliuca che vorrei sentire perché ci potrebbe dare qualche interessante spunto di discussione. Sapevamo che non c'era spazio per giocare, siamo stati bravi a non giocare perché oggi giocare voleva dire fare il loro gioco alla terza di campionato, magari più avanti dobbiamo cercare di giocare anche quando si trova le squadre
che ci vengano a prendere uomo su uomo. Però faccio complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi sono splendidi. I ragazzi ho un gruppo eccezionale che ha dei valori morali devastanti e sono contento per loro, per lo staff, per tutti. Una differenza importante oggi sono stati i cambi, perché chi è entrato era fresco e chi è entrato in un momento delicatissimo della partita, che entrare con un calo di concentrazione voleva dire regalare un uomo all'avversario e non ci si poteva permettere. Quindi faccio un plauso a chi è entrato e questa forse è proprio questa la vittoria del grande gruppo, del gruppo che di chi gioca sta giocando un pochino di più e di chi sta entrando e sta facendo sempre bene. Questo deve essere il nostro marchio, anche perché la società ci tiene molto all'aspetto del gruppo e quindi sono contento per tutta la squadra e per i ragazzi che sono entrati. Due concetti chiave, Andrea: siamo stati bravi a non giocare, ha detto il mister a conferma di una partita sporca che però la Robur è riuscita comunque a portare a casa, e poi anche l'argomento relativo ai cambi, alla panchina che il tecnico bianconero per ora sta sfruttando molto bene. Sì, più volte Pagliuca l'ha detto in conferenza stampa, l'importanza dei cambi, l'importanza della panchina, ma questo credo sia fondamentale perché abbiamo 3 slot ma 5 possibilità di cambi in Serie C, con la possibilità quindi di avere innesti freschi, e i giocatori che sono entrati hanno dato comunque il loro apporto importante. In quel momento qualcuno magari era un po' stanco e aveva lavorato molto, quindi c'è stato questi giusti avvicendamenti. Sul discorso del gruppo è molto importante il coinvolgimento di tutti i giocatori. E poi soprattutto, tornando a quanto ha detto Pagliuca prima sulla partita, la partita al Montevarchi era molto difficile, perché Montevarchi su 3 partite ne aveva pareggiata solo una, aveva perso 2, quindi erano già in difficoltà. Loro si sono messi lì uomo contro uomo anche a giocare sporco, non hanno fatto giocare bene l'avversario. Il Montevarchi si è posizionato anche abbastanza bene tattivamente, gli mancava il capo allenatore che purtroppo era impedito ad essere presente in panchina per motivi di salute, però vediamo anche che il Siena è stata veramente una squadra molto tattica, giusta, messa bene in campo, ha sfruttato l'occasione che abbiamo visto di Paloschi e poi non ha praticamente avuto da temere su nessuna operazione di attacco del Montevarchi, qualche occasione, qualche palla in aria, ma poco più, qualche tiro, mi sembra un tiro là fuori nel secondo tempo che poteva determinare qualche problema, qualche cosa di pericoloso, ecco, mi sembra proprio sia questo il tiro là fuori e poteva generare, insomma quello è venuto dopo, per cui dico alla fine Siena ha controllato. E mi ricordo anche grandi squadre che nel corso del campionato, per ottenere risultati anche con le squadre minori, vincono partite 1-0 e tutto fieno e va in cascina. Questo è molto importante. Un altro concetto, Leonardo, ribadito più volte, è proprio quello del gruppo, una parola spesso abusata nel calcio, ma nel caso del Siena di Pagliuca vediamo proprio l'importanza della coesione del gruppo. Effettivamente sembra all'interno della squadra del Siena che non c'è un primo attore, una prima donna o qualcuno che deve trainare gli altri, ma sembra appunto un gruppo molto omogeneo, quindi di persone che hanno più o meno tutte le stesse qualità, quindi tutta gente di qualità discreta, senza però che ci siano prime donne o persone che arrivano, diciamo, giocatori che arrivano un po' con la puzza sotto il naso, come si dice in gergo. Lo stesso Paloschi, che è venuto da un'annata l'anno scorso chiaro a scura, un po' dovuto anche agli infortuni, si è calato bene in questa mentalità. Ora l'importante, e qui ci vorrà molto la mano dell'allenatore, è che questo tipo di approccio continui, perché se si perde di vista l'obiettivo e noi ci si inizia a sentire già una squadra un po' arrivata, perché si è battuto la Reggiana, perché comunque si è fatto vedere Sorciverde all'Ancona, si è battuto, allora a quel punto si perde l'equilibrio e si rischia di mandare tutto a ballodole. Però sono fiducioso su questo aspetto, ecco. È innegabile però che l'entusiasmo attorno al Siena stia crescendo, e questo entusiasmo si percepisce anche in città. Il nostro Pietro Federici è andato a raccogliere alcune voci dei tifosi proprio a proposito del momento che sta vivendo la Robur di Pagliuca.
Amici di Studio Robur, siamo dietro uno sfondo strategico, uno sfondo meraviglioso, la terza vittoria consecutiva della Robur ha portato il giusto entusiasmo e dunque andiamo a sentire un pochino qual è l'opinione dei tifosi in città, andiamo a sentire che cosa ci racconteranno e cosa ne pensano di questo Siena che sembra veramente prorompente, dunque andiamo a camminare. E quest'anno la squadra gira bene, si impegna, lotta, si vede la mano dell'allenatore, il carattere di Pagliuca che trasmette a questi ragazzi. Basti vedere anche gli ultimi minuti, i contrasti, l'anno scorso non entravano decisi, quest'anno entrano con cattiveria, determinazione, e questo è proprio il carattere che trasmette l'allenatore. Questi ragazzetti più giovani come li vedi? Stanno crescendo, li sto vedendo bene, vediamo bene, ho visto bene Leone, poi Buglio che a centrocampo detta i tempi, vediamo, e Raimo sulla fascia e domenica fece buchi, fece una prestazione superlativa, speriamo bene, noi siamo fiduciosi, non chiediamo la luna, solo un buon campionato senza sofferenze come tanti anni purtroppo abbiamo sofferto. E quest'anno si chiede di fare un campionato buono senza patemi. Vai a Olbia? Non ce la faccio perché ho l'Oliveta, quindi non ce la fo. Quindi chiocciola e basta? Ci sarà la festa, comunque a Pontedera sarò presente. Ah, direi un momento importante per questa squadra, insomma, partire così bene è una bella notizia, tutto certo. Sommato. Senti, in curva dei tifosi secondo te chi è quello più carico ultimamente? Ma credo il Moro. Moro dici? Moro. Quindi sei di parte, da Aquilino puro. Ci sta. Moro, va buono, va buono. Vuoi fare un saluto a tutti gli ospiti in studio? Un saluto a tutti gli amici di Canale 3 Toscana, particolarmente a Leonardo e a Giulio. Vai. E poi ovviamente a tutto il resto. Allora Cech, sono nuovo qui al palio, per caso ho trovato degli amici particolari, ovvero gli amici di Arturo, che siamo tutti amici di Arturo e sono qui a brindare perché ovviamente il Siena ha vinto. E quando il Siena vince si fa? Si beve e si gode. Si gode e si brinda. Quindi sempre forza Siena e speriamo che possa vincere perché almeno si vanno a brindare. Sempre. Allora, nome di Arturo e del Siena ovviamente. Il nome di Arturo e del Siena. Grazie ragazzi, forza Siena. Ciao Arturo e ciao a tutti. Forza Siena. Grazie a Pietro Federici per il simpatico servizio realizzato. Andrea, però anche le presenze allo stadio hanno fornito in queste due prime uscite di campionato con Reggiana e Montevarchi un bel colpo d'occhio. Sono d'accordo Giacomo, abbiamo una base importante di 2000 abbonati circa e poi abbiamo avuto una buona presenza di spettatori per vedere Montevarchi e credo questo dato crescerà. Ora nella, diciamo, ci sono due trasferte difficili, Olbia e la trasferta poi con il Pontedera. E poi tutti a seguire in casa con l'Incesena nel posticipo del lunedì 10 ottobre se non sbaglio. Esatto, sì. Questo è quello che succederà, per cui credo che quella sarà un'occasione, il Siena-Cesena, mettiamo il Siena ci arriva con due buone prestazioni in trasferta, perché sai, trasferta a Olbia è sempre una trasferta difficile, a Pontedera, insomma, squadre che comunque ora sono sempre importanti. Per cui dice, la risposta del pubblico, Giacomo, c'è stata e vediamo queste belle immagini dopo il gol, dopo la vittoria contro la Reggiana, i tifosi che tornano sotto la curva esultanti, la curva aveva bisogno di questi bei momenti, questi momenti con la squadra che dà tutto. Poi sai, le partite si vincono, si perdono, si pareggiano, però l'importante è vedere giocatori che motivati non buttano via un pallone, sono lì ben messi, quest'albero di Natale di Pagliuca, questo 4-3-2-1 mi sembra per ora un assetto tattico ben costruito e la risposta anche nel campo di Imola. Io vorrei ricordare la vittoria 4-0 di Imola, non è una vittoria casuale, cioè lì c'è stata una grande prestazione del Siena e l'Imola poi, l'Imolese la volta successiva è andata a fare il risultato con la Torres, quindi vuol dire non è che tutto è casuale oppure vai, abbiamo giocato una squadra di ragazzi, no, il Siena non improvvisa nulla, queste quattro partite sono state quattro partite preparate bene da un tecnico di categoria molto professionale, una squadra unita, un bel gruppo che credo potrà regalare molte soddisfazioni ai tifosi senesi. Sicuramente il risultato dell'Imolese contro la Torres che avvalora ancora di più la prestazione del Siena nel turno infrasettimanale. Noi adesso ci fermiamo per un break pubblicitario e poi torniamo di nuovo insieme con Studio Robur Zoom.
Bentornati a Studio Robur Zoom per chiudere il quadro relativo alla quarta giornata di campionato del Girone B di Serie C. Andiamo a farci una vera e propria scorpacciata di gol vedendo tutto quello che è successo nelle altre sfide del girone. La quarta giornata di campionato è l'emblema della Serie C. Tante sorprese, tante conferme. La prima partita è quella fra Ancona e Gubbio, finita per 0-1, partita combattutissima. Entrambe le squadre in 10 uomini, ma alla fine è il Gubbio ad avere la meglio con Di Stefano all'88esimo. Sfrutta al meglio un erroraccio del portiere, campanile altissimo, ma il portiere dell'Ancona non riesce a trattenere, lascia lì il pallone e Di Stefano arriva come un falco a mettere in porta l'1-0 e la vittoria del Gubbio di Braglia. Seconda partita, Carrarese Virtus Entella. Carrarese che si conferma una grande di questo campionato, l'unica squadra a punteggio pieno, mentre l'Entella che continua a vacillare. L'Entella che perde subito e parte subito in svantaggio con il gol da parte di Giannetti al minuto 18. Giannetti quasi di spalla appoggia questo pallone in rete, poi al 20esimo, quindi subito dopo, Capello riesce a fare il 2-0, una grandissima palla di Schiavi e Capello di testa riesce a mettere sul secondo palo, bellissimo gol. Ma poi arriva Sadichi dell'Entella al 31esimo ad accorciare le distanze, calcio da fermo, una serie di ribattute, grandi rimpalli, alla fine proprio Sadichi riesce a buttare dentro a pochi passi dalla porta. Ma all'85esimo sempre Capello fa la sua doppietta e sempre di testa, questa volta in tuffo, mette sul secondo palo e chiude la partita. Terzo appuntamento, quello fra Fermana e Cesena. Cesena, altra delusione per adesso di queste quattro giornate. La Fermana che vince 2-0 al 37esimo. Pellizzari sfrutta al meglio una punizione e entra addirittura in porta con il pallone e fa l'1-0. Al 46esimo Scozza la chiude con una grande azione, però poi il portiere non fa benissimo e il pallone dunque finisce in porta. 2-0 Fermana contro il Cesena, Cesena che ovviamente deve un attimino rivedere le carte in tavola. Quarta partita, quella fra Fiorenzuola e Lucchese. Fiorenzuola che vince di corto muso contro la squadra di Lucca e Stronati la decide al 30esimo su un calcio di rigore. Quinta partita, Pontedera-Vispesaro. La Vispesaro che subisce il suo primo gol della stagione. La partita termina 1-1. La Vispesaro che aveva aperto le danze con un bellissimo gol da parte di Fedato, punizione ribattuta e poi proprio Fedato arriva con una grande botta sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per il portiere. Ma poi al 90esimo grandissimo gol di Petrovic, grandissima imbucata e poi con un tocco meraviglioso il numero 9 del Pontedera mette nell'angolo, nulla da fare per il portiere, gol di pregevole fattura. Sesta partita, quella fra Rimini e Olbia. Olbia, il prossimo avversario del Siena, perde 3-0 in casa a Rimini e decide una doppietta dell'ex Siena Santini e un grandissimo gol di Vano. Al 17esimo Santini fa l'1-0 sul rigore e poi al 37esimo Vano fa un gol eccezionale. Recupera palla dal difensore e poi da lontano a giro di sinistro fa un gol eccezionale, grandissimo gol, nulla da fare per il portiere. E poi al 56esimo ancora Santini prova il tiro dalla distanza, viene deviato e alza così un pallonetto e fa il 3-0 che chiude la partita. Reti nulle invece nella settima partita fra San Donato e Recanatese, 0-0 e 0-0 finisce anche Torres contro Imolese. Ma l'ultima partita è quella fra Alessandria e Reggiana, la Reggiana che vince per 2-0, Alessandria che continua a essere in grande difficoltà. Al 40esimo apre la partita Nardi con un grandissimo gol radente al volo, da rivedere però la difesa in questo calcio d'angolo che ovviamente rinvia non benissimo. E al 94esimo la chiude Pellegrini, l'Alessandria esce male da un disimpegno e dunque la Reggiana recupera il pallone e poi Pellegrini davanti al portiere non può assolutamente sbagliare e chiude la partita 2-0, la Reggiana che vuole ritornare fra le grandi, ma
tutto per il resto è un'ottima giornata di campionato. Vedremo che cosa sarà in grado di offrirci la quinta giornata. Questa è la carrellata dei gol che ci ha regalato la quarta giornata di campionato nel servizio di Pietro Federici. Leonardo, Reggiana a punteggio pieno se escludiamo la partita con il Siena, che è l'unica sconfitta per la squadra di Diana, quindi anche questo è un segnale importante che la Robur ha lanciato. Un segnale molto importante perché la Reggiana, come sappiamo, è la squadra da battere. L'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, perché sono arrivati a una quota punti difficilmente raggiungibile e sono stati superati solo ed esclusivamente dal Modena, che ha fatto, penso, il record di vittorie in Serie C, perché fece 14 o 15 vittorie. L'organico l'hanno mantenuto in gran parte, l'allenatore l'hanno mantenuto e quindi senz'altro è la squadra da battere, anche se poi ogni anno ha la sua storia in Serie C, perché poi bisogna sempre vedere poi le motivazioni, la condizione di certi giocatori si arrendano come hanno reso l'anno prima, tipo sentivo l'intervista a Diana nel post partita che dovranno rinunciare per molto tempo a Cigarini, che si fece male ai legamenti, e senz'altro è un giocatore di qualità per loro, e sappiamo legamenti che al di là poi degli staff medici dicono sì, ora rientra, poi bisogna vedere in che condizioni rientra uno, ecco. Certo, abbiamo intravisto la classifica, Andrea, con la Carrarese, unica squadra a punteggio pieno, è presto ancora per arrivare a trarre delle conclusioni. Leonardo diceva giustamente manteniamo i piedi per terra, però credi che il Siena se la possa giocare fino in fondo per un piazzamento importante? Io penso assolutamente sì, perché poi quando inizi bene i campionati la storia ci insegna che ogni giornata aumenta la tua autostima, cioè ti vedi sempre la squadra in vetta. La vittoria alla Reggiana è stata una vittoria molto importante, molto significativa, e dimostra che appunto è stato l'unico stop della squadra della Reggiana, che l'anno scorso fece un grande campionato e poi insomma sì, qualcosa ha modificato, però insomma fondamentalmente l'ossatura è la stessa. Sorpresa fino a questo momento della Carrarese di Dal Canto, l'ex allenatore del Siena Dal Canto, che ha vinto 4 partite, quindi buono l'avvio della Carrarese, potrebbe anche essere, perché no, una delle sorprese di questo campionato. Vedo anche bene il Gubbio, squadra coriacea di categoria, che comunque sta sempre sul pezzo e pronta a fare bene. Diciamo qualche cosa in più potrebbe fare il Cesena, una squadra che abbiamo un po' nel nostro mirino, perché insomma è una squadra che fa parte della seconda sezione della classifica insieme all'Olbia e Pontedera, che noi dovremo affrontare in trasferta. Per cui Cesena sicuramente potrebbe fare meglio, e questo è la squadra che la vedo per il momento che può migliorare. Buono per ora, vediamo il San Donato Tavernelli, che comunque sta facendo bene questo campionato, e poi direi tutte le altre, diciamo, però da capire un po' ancora meglio i vari posizionamenti. Però il Siena secondo me può tranquillamente provare a giocare fino in fondo per una posizione prestigiosa. Siena che, come dicevamo, sta preparando la trasferta di Olbia con la sfida in programma sabato alle ore 17:30. Mora è rientrato in gruppo, sta continuando invece ad effettuare lavoro personalizzato Bianchi. Ha parlato in conferenza stampa l'attaccante bianconero De Paoli, che è riuscito ad andare a segno proprio nella trasferta di Imola. E allora andiamo ad ascoltarci un primo estratto delle sue parole. I risultati parlino, ma oltre che i risultati le prestazioni, perché penso siano state prestazioni convincenti, e appunto tramite le prestazioni poi si arriva sempre a un risultato. Il risultato dipende sempre da molti fattori, però alla lunga, soprattutto in un campionato, avere continuità di prestazione ti porta sempre a far punti, e noi siamo stati bravi queste 4 partite a raccogliere più punti possibili, e ci auguriamo che di continuare su questa strada. Io sono arrivato a fine mercato, quindi ho vissuto poco il ritiro queste le prime settimane, però sono stato accolto subito bene. Si vede che il gruppo ha valori tecnici e umani importanti, e penso si notino da fuori.
e la forza del gruppo in un campionato come questo è importantissima, perché laddove viene a mancare magari una qualità tecnica o tattica si va a sopperire con la forza del gruppo, con i cambi che entrano a Pretian Corso, e è una nostra forza, il nostro punto di forza. È stato molto importante, soprattutto a livello mentale, ne avevo bisogno, perché venivo da un anno complicato, soprattutto non tanto a livello fisico né tecnico, ma a livello psicologico. Avevo bisogno di sbloccarmi per togliermi, diciamo, un po' di polvere addosso, e bene, cioè l'augurio di fare il più possibile. Poi il mio obiettivo sarà sempre secondario rispetto a quello della squadra. Sono contento di poter giocare assieme a un calciatore, un uomo come lui. La sua carriera penso parli per lui. Posso sicuramente imparare tanto, ho la fortuna di poterlo vivere ogni giorno, e giocandoci assieme, studiandolo, diciamo, in allenamento, spero di consolidare ancora di più i meccanismi che il mister ci chiede. So fare, diciamo, entrambe le cose. Mi piace comunque giocare a calcio, cioè toccare più palloni possibili, cercare di legare il gioco, abbassarmi anche magari per toccare un po' più di palloni. Mi piace attaccare la profondità, perché poi i gol si fanno attaccando la linea difensiva, e faccio anche, diciamo, il lavoro sporco. Ormai penso che il calcio si stia evolvendo, la fisicità è molto importante, il dinamismo è molto importante, quindi sono caratteristiche che sono imprescindibili per un attaccante, ma penso per qualsiasi giocatore. Quindi soprattutto in una partita come è stata col Montevarchi, dove c'era bisogno di fisicità, cerco sempre di metterla a disposizione e di fare lavoro sporco. Leonardo, hai detto che non ci sono prime donne in questa squadra, ed effettivamente anche in attacco abbiamo assistito ai due gol di Paloschi, uno di Arras, anche De Paoli si è sbloccato subito, quindi tutti stanno dando il loro apporto. Ecco, rispetto all'anno scorso, dove non si trovava nessuno e faceva reti, c'è anche questo, è un segno buono, perché abbiamo i tre attaccanti, quindi Paloschi, Arras e De Paoli, mi ha detto te, che hanno già, sono entrati già in marcatura, e siamo praticamente soltanto alle prime giornate di campionato, quindi questo è senz'altro un segno buono, e la squadra ha più possibilità di andare in rete. Insieme a questi ci aggiungerei Di Santo, e quest'anno praticamente gioca da seconda punta, e quindi questo, se poi a questi si spera poi in strada facendo si aggiungeranno via via anche gol dei centrocampisti, e quest'anno se noi abbiamo centrocampisti di inserimento ci possono dare una mano. L'anno scorso all'inizio campionato c'era Quadro, che però abbiamo perso a gennaio, e che era uno che era bravo in queste situazioni. Quest'anno però se noi abbiamo Belloni, Collo, lo stesso Buglio, che l'ha già fatti due, e quindi di conseguenza si può migliorare. Bianchi, che aspettiamo, dobbiamo recuperare, e abbiamo, diciamo, più possibilità in fase offensiva, ecco. Quindi questo è senz'altro un altro sintomo di qualità della squadra. Sentiamo anche la seconda parte della conferenza stampa dell'attaccante bianconero De Paoli. Sono state quattro partite, come ha detto lei, tutte, come hai detto tu, molto diverse l'una dall'altra. Diciamo che le ultime due con Imolese e Montevarchi, soprattutto l'Imolese era una squadra che si chiudeva, quindi c'era più bisogno di palleggio, ti aspettava bassa e dovevi essere bravo tu tra le linee e in ampiezza a trovare lo spazio giusto, mentre l'Aquila veniva a prenderti alto, ad aggredirti, era un duello a tutto campo, quindi era una partita molto più fisica, e noi siamo stati bravi a vincere i duelli, ad avere più fame di loro, e abbiamo raccolto una vittoria fondamentale. Il futuro prossimo è importante per capire a che livello possiamo ambire, però penso che la nostra mentalità sia affrontare partita per partita, e poi arriverà il momento dove si tireranno un po' le somme e si farà un bilancio, però penso che la mentalità sia quella di affrontare allenamento dopo allenamento ogni partita come un piccolo obiettivo da superare,
però penso che la strada sia intrapresa, sia quella giusta, e niente, come ho detto prima, affrontare ogni partita come se fosse l'ultima e cercare di raccogliere più punti possibili nel cammino. Col mister bene, ho subito avuto grande, diciamo, empatia, e bene, un mister che chiede molto, molto esigente, però allo stesso tempo dà anche tutto se stesso alla squadra, al singolo, e il feeling che si è creato col gruppo penso si noti anche da fuori. Siamo tutti un unico blocco, il mister, lo staff, i giocatori, tutti, diciamo, gli addetti ai lavori, e questo è un bel segnale. Anche fuori dal campo, creare un legame è sinonimo di grande squadra. Sono arrivato, sì, alla fine, ma è nata, diciamo, nella seconda parte, se possiamo così definire, del mercato. Io ho saputo l'interesse del Siena, avevo diverse opzioni, sono sincero, però è stato subito il progetto, le parole del direttore, ho percepito subito la fiducia della società, e quindi sono stato subito convinto, al di là della storia della città, della piazza, che penso che parli per sé. Prima della B dell'anno scorso avevo fatto per lo più il girone C del sud. Penso che rispetto magari al girone C ci sia un po' più di equilibrio, quindi qualsiasi partita uno vada ad affrontare, anche chi ha meno punti, chi teoricamente la squadra un po' più di basso livello, può sempre metterti in difficoltà. E allo stesso tempo però le squadre, diciamo, costruite per vincere possono lasciare punti per strada. Questo è sinonimo di grande equilibrio e fa capire che se affrontate nel modo giusto ogni partita può darti qualcosa. Quindi la costanza sarà fondamentale nel campionato. Bentornati a Studio Robur Zoom, apriamo il nostro angolo a Marcord. Il Siena, come detto, sarà impegnato sabato 24 settembre nella trasferta di Olbia, ed esattamente 12 anni fa, il 24 settembre del 2010, i bianconeri, allenati da Antonio Conte, riuscirono a conquistare una vittoria molto importante in trasferta in occasione della sesta giornata del campionato di Serie B. Andiamo a rivivere quei momenti. Un gran gol al volo sugli sviluppi di calcio d'angolo realizzato da Alessio Sestu, che lanciò la Robur al primo posto in classifica. E noi abbiamo il piacere di avere Alessio Sestu, oggi direttore sportivo del Porto Gruaro, in collegamento con noi. Ciao Alessio, benvenuto, è davvero un piacere. Buonasera a tutti, grazie mille, è un piacere mio. Che ricordi hai di quella partita e di quella stagione con Antonio Conte in panchina? Beh, parlando della stagione in generale, sicuramente è stata una stagione fantastica, una cavalcata pazzesca, conclusa con la vittoria del campionato, quindi sicuramente un ricordo bellissimo a livello di squadra, e soprattutto personalmente è stato un anno importante che mi ha dato tanto, e ricordo benissimo quel gol in quanto è venuto proprio una parte finale della partita e siamo riusciti a portare via tre punti pesantissimi, e quindi veramente è un ricordo fantastico. Tra l'altro è stato anche un bel gol, non ne ho fatti tantissimi, però sinceramente sì, è stato un bel gol. Come mentre l'avete mandato l'ho ripensato, e sì, è stato un bel gol e soprattutto decisivo. Da allora Antonio Conte, che stiamo vedendo nelle immagini che scorrono intanto qui sui nostri monitor, ne ha fatta tanta di strada. I suoi metodi di allenamento e quelli del suo staff te li sogni ancora la notte, insomma, perché ricordiamo che erano belli intensi, belli pesanti. Beh, penso che il mister abbia dato tanto a tutti i giocatori che ha allenato. In particolar modo per me è stato veramente
motivo di crescita, e ancora oggi i suoi insegnamenti me li porto dietro sia fuori che dentro il campo, perché veramente è un esempio fantastico. E sì, gli allenamenti me li ricordo molto bene, perché mi ricordo che si faceva fatica a portarli a termine, tante volte era veramente, veramente complicato, però quello è anche uno dei suoi segreti, che ti porta oltre le soglie e ti fa rendere al 100%. Penso che, come ha detto te, di strada ne ha fatta, e ad oggi penso sia tra gli allenatori più importanti in giro per l'Europa. Dei compagni di quella splendida cavalcata che portò il Siena alla promozione in Serie A, ti senti ancora con qualcuno? Siete rimasti in contatto? Sì, perché è stato un anno fantastico, poi è stato un gruppo che comunque è stato riconfermato in gran parte anche negli anni successivi in Serie A. In particolar modo sono rimasto molto molto legato con Gianluca Pegolo, che sento sempre, Cristiano Del Grosso, Claudio Terzi, con loro mi sento praticamente sempre, siamo rimasti molto amici anche fuori dal campo. E poi ci sta l'occasione anche di sentire tanti altri, ma in particolar modo con loro ho un rapporto particolare. Ecco, da pochi mesi si è aperto un nuovo capitolo della tua vita professionale, adesso vesti i panni del direttore sportivo del Porto Gruaro. Come ti stai trovando in questo ruolo e com'è stato il passaggio dal campo ad un ruolo dirigenziale? Ma il passaggio sinceramente è stata anche una scelta che mi sono sentito di fare, dato appunto che mi è stata offerta questa opportunità, ed era ciò che avrei voluto fare comunque al termine della carriera calcistica. Ma la cosa che mi sento di dire, sono ancora un esordiente, sono un esordiente quindi in questo nuovo ruolo, ma la cosa fondamentale secondo me è che ho lo stesso entusiasmo che avevo da giocatore, da calciatore, quindi penso che questa sia la cosa più importante in assoluto. Poi è normale che il percorso sarà lungo, quindi, però penso che questa sia la cosa che ci deve essere alla base, altrimenti non si va da nessuna parte. Per concludere, Alessio, prima di salutarti, non so se hai avuto modo di seguire il Siena in questo avvio di campionato, il tecnico Pagliuca, se insomma ci puoi dire un po' magari qualcosa su questa squadra che sta facendo bene, se c'è anche qualche giocatore che magari conosci e nel tuo nuovo ruolo di DS hai avuto modo di osservare con un po' di attenzione. Ma sicuramente è stata una partenza importante, un girone difficile, seguo il Siena, lo seguo sempre perché comunque sono rimasto tifoso del Siena, avendo trascorso degli anni fantastici in quella città, e quindi lo seguo sempre. La partenza è stata importante, è un campionato difficile, ma penso che ci siano le qualità veramente per arrivare in fondo, anche se è presto dirlo, ma ci sono delle basi importanti. Per quanto riguarda i ragazzi, ho giocato con Paloschi, e quindi gli faccio un augurio particolare, spero possa essere una stagione importante per lui e per tutto il Siena. Grazie Alessio per essere stato con noi e un in bocca al lupo anche per la stagione del Porto Gruaro. Crepi, grazie mille, grazie. Queste dunque le parole di Alessio Sestu. E Andrea, una stagione quella veramente esaltante per il Siena, è sempre bello insomma andare a ripescare questi ricordi. Sì, bravo Giacomo, hai trovato veramente una bella coincidenza, speriamo sia foriera di un buon risultato anche del Siena. Alessio Sestu, un giocatore, mi ricordo che diciamo un giocatore dai piedi molto educati, molto buoni, un bel giocatore da usare sulla fascia, usava il destro ma a volte in qualche situazione anche sulla fascia sinistra, abbiamo visto con Conte poi che dava una carica incredibile a questa squadra, che aveva Calaiò, Reginaldo, insomma tutte squadre, una squadra importante che ha segnato veramente tanto nella storia della Robur in quegli anni, che sono stati anni veramente trionfali per la nostra squadra. Anni d'oro davvero, Leonardo è ripresente in quella trasferta a Piacenza che abbiamo rievocato. Mi ricordo che avevo preso mezza giornata di ferie per raggiungere Piacenza, il clima non era buono e tra le altre cose mi sono riconosciuto anche nel video perché ero quello con il kiwi blu, perché tanto quando piove c'è le stagioni di pioggia,
uso portare il Kiwi celeste, che ce l'ho praticamente da quando ero ragazzino e che uso allo stadio. Fu una partita molto combattuta, lui fece un gran gol e lì probabilmente spugnare Piacenza, anche se era, non mi ricordo, ottobre, novembre, insomma, non, no, ora era forse settembre, 24, era settembre. Una delle prime partite, anche se si era più avanti come calendario rispetto a quello attuale, dette un segnale importante, perché quando si uscì da Piacenza dice, insomma, se si è vinto qui inizia a essere un segnale importante che la squadra poteva effettivamente fare un campionato da protagonista. Partita serale, insomma, tanti tifosi bianconeri al seguito della squadra, e questo, insomma, ci offre l'opportunità di agganciarci, Andrea, anche ad un'altra tematica che riguarda un po' gli orari di questo campionato, tornando all'attualità di Serie C, che non sempre sono di facile gestione. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, recentemente ha avuto modo di affermare che, visto anche il caro energia che, insomma, stiamo vivendo tutti anche sulla nostra pelle, potrebbe esserci allo studio per l'inverno l'ipotesi di anticipare le partite al mattino. Cosa ne pensi? Ma credo che, ne parlavamo prima un po' nello spazio, prima di andare in onda con Leonardo, sicuramente molti tifosi hanno un po', gli manca un po' questo orario fisso, no? Questo orario fisso, che sono la domenica alle 15, alle 14.30, quello che poteva essere. Sicuramente, ecco, alle 14.30 c'è sempre luce, e magari alle 17.30 no. Ecco, questi tre gironi della Serie C sono stati studiati nei vari orari, nelle varie collocazioni dei giorni, sabato, alcune volte di sabato, alcune volte di domenica, eccetera, orari strani, ma questo perché chiaramente per poter favorire un po' le trasmissioni su chi ha preso i diritti televisivi, no? Quindi questo è un po', gli orari li dettano purtroppo le televisioni. Vediamo anche cosa succede anche in Serie A, vediamo cosa succede appunto con tutte queste le giornate di campionato sono distribuite nel corso del fine settimana. Il discorso di anticiparla la mattina potrebbe essere anche una cosa migliore, magari sfruttando più la domenica o comunque un giorno destinato un po', appunto, dove le persone tendenzialmente non lavorano, e quindi anche potrebbe essere un'idea questa qui, però anche alle 14.30 non mi dispiacerebbe, sinceramente. Leonardo, sei pronto ad andare allo stadio o anche in trasferta la mattina? Ora, la mattina bisogna capire cosa si intende per mattina, ma io penso che se fanno un ragionamento di partite intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, come era stato fatto anche come viene fatto attualmente in Serie A, io penso che secondo me potrebbe quasi favorire l'ingresso allo stadio e la partita, perché non è un orario di prima mattina, quindi anche i ragazzi più giovani possono venire, e senz'altro anche le persone più grandi dopo escono dallo stadio e può essere una scusa per un pranzo in famiglia, un pranzo fuori, quindi secondo me potrebbe essere quasi un motivo in più per venire alla partita. Ti ripeto, si parla di orari intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, orari poi di prima mattina penso non sarebbero attuabili. La cosa che è allucinante, come si diceva anche durante la pausa pubblicitaria, è che non è più possibile seguire la propria squadra, in quanto io tutte le volte vengo qui, sono ossessivo, lo vengo quando lo ripeto con Pietro, lo ripeto a fedelissimi, ma qui per seguire oggi il Siena, ma qualunque altra squadra di Serie C, o uno deve essere pensionato, o deve lavorare mezza giornata, o deve essere disoccupato, perché si è giocato questa partita di domenica, che c'era una buona affluenza di pubblico, anzi un'alta affluenza, quasi 3.000 persone, quindi sono tante nella Serie C attuale, tantissime, e noi, io guardando il calendario, anche martedì sera al club, noi la prossima partita rigiochiamo di domenica in casa, era a metà settembre, e a metà novembre con la Lucchese. Poi tutte le altre partite sono a orari o di sabato o di lunedì o di martedì o di mercoledì. Cioè, si rendano conto che è difficile, diventa difficile seguire una squadra. Anche l'abbonamento, anche chi ha fatto l'abbonamento, giustamente hanno tenuto prezzi bassi, perché è quasi impossibile che uno
anche se ha fatto abbonamento, riesca a vedere tutte le partite in questo orario. E c'è gente che il sabato pomeriggio lavora, c'è gente magari che lo porta al figliolo perché ha la partita del torneo giovanile, lunedì sera fa freddo e quindi le persone più anziane non le favorisce, il mercoledì uguale, poi sono orari lavorativi, cioè questa è una cosa che deve essere assolutamente rivista. E il signor Ghirelli venne qualche anno fa fedelissimi promettendo che se lui fosse diventato presidente della Lega Pro, come poi è avvenuto, avrebbe evitato questo orario spezzatino. Ecco, da quando c'è lui è ulteriormente peggiorato. Questa è una cosa che io tutte le volte non mi stanco mai di dirla, ma bisogna che tornino indietro, soprattutto la Serie C, dove i soldi delle televisioni sono bassissimi, deve tornare a giocare prevalentemente la domenica pomeriggio. E questo sì è un auspicio, insomma, che facciamo da tempo. Tornando a questioni di carattere tecnico, Andrea, abbiamo parlato dell'importanza degli attaccanti, del ruolo dei centrocampisti, che Pagliuca, eccezion fatta per Collo, sta alternando, sta ruotando molto. Hai accennato anche alla compattezza del reparto difensivo, però forse ci siamo soffermati anche troppo poco su quanto la difesa del Siena si stia dimostrando solida in questo avvio di stagione. La difesa è, direi, a giocatori come Silvestri, come Crescenzi, giocatori che Favalli stesso, insomma giocatori che hanno veramente dato un'impronta, parlano, si vede, sono molto decisi. Mi piace un po' l'approccio alla partita di Silvestri, fra l'altro è anche un giocatore poi pronto anche a saltare in area in caso di calci da fermo in attacco. Quindi insomma una squadra che è ben messa anche col portiere, insomma una difesa messa bene direi è già una buona partenza. Sono credo un gol solo Siena ha preso in queste partite, quello ad Ancona e poi subito pareggiato, comunque la partita fu subito pareggiata, per cui insomma direi che la difesa sta funzionando, perché quattro partite, un gol subito, una media di 0,25, una media buona, che sottolinea anche qui, ripeto, la non improvvisazione ma la preparazione meticolosa che mister Pagliuca sta facendo reparto per reparto, e la difesa è uno dei reparti che a mio avviso funziona meglio anche grazie al bell'apporto dei tre centrocampisti, e comunque sono centrocampisti che hanno piedi buoni, però sono pronti anche ad aiutare a collegare i reparti. Non vediamo scollegamento di reparto nel gioco, fra difesa e attacco, insomma la squadra, ripeto, è messa bene e proseguendosi, magari una variante, che ne so, in futuro potrebbe essere valutata l'idea di mettere De Paoli e Paloschi insieme, potrebbe anche essere valutato, magari con Di Santo rifinitore, perché no? Però questo è una cosa da vedere in seguito, ma come detto prima te Giacomo, la difesa è una bella base di partenza, le squadre forti nascono da una forte difesa. È arrivato il momento della pubblicità, restate con noi, tra poco torniamo per approfondire più nel dettaglio il prossimo turno di campionato con la sfida tra Olbia e Siena. Torniamo in studio, come promesso, pronti ad analizzare la prossima sfida di campionato della Robur in casa dell'Olbia, e per saperne di più ci andiamo a collegare con Ilenia Giagnoni dell'Unione Sarda. Ciao Ilenia, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Olbia che lo scorso anno con Max Canzi, tra l'altro allenatore che conosciamo bene qua a Siena, è riuscita ad ottenere un storico piazzamento ai playoff. Quest'anno con mister Roberto Chiuzzi, quali sono gli obiettivi del club sardo? Allora, gli obiettivi sono quelli di migliorarsi rispetto al traguardo raggiunto l'anno scorso, parole più o meno del presidente a inizio stagione, cioè quello di raggiungere magari i playoff con una posizione migliore rispetto al nono posto dell'anno scorso. Questi sono gli obiettivi della società. Un'ottima partenza con 4 punti nelle prime 2 partite, poi 2 KO consecutivi. Come sta la squadra? Che momento stanno vivendo i ragazzi di Occhiuzzi? Allora, la squadra è tranquilla, nel senso che con l'Avis Pesaro, avendo visto tutte e due le partite, ma penso che anche voi abbiate visto gli highlights almeno, magari la sconfitta con l'Avis Pesaro era immeritata, quella di Rimini c'era tutta, perché proprio il mister ha parlato di una giornata no di tutta la squadra, ma era una squadra spenta, anche
come poco consapevole dei propri mezzi, mi è sembrato, perché se l'attacco quest'anno sta stentando non è una novità, hanno fatto un gol in 4 partite, però quello che è mancata molto è il centrocampo e la difesa con Arrimi, diciamo, quindi un passo indietro anche a livello di prestazione da parte di tutta la squadra. Però nonostante tutto, parlando di giornata, no, che ci sta, magari anche lo spirito, essendo comunque essendo iniziato il campionato da 4 giornate, ci può anche stare che ci sia una partenza così e poi magari ci si rimette in carreggiata. Ecco, Daniele Ragazzu lo conosciamo tutti, è un po' il punto di riferimento dell'Olbia ormai da più stagioni. Oltre a lui, quali elementi il Siena deve temere di più? Volete un assist per la partita di sabato? Ma oddio, devo dire che a livello di qualità, e soprattutto se parliamo di reparto avanzato, Ragazzu e Biancu sono quelli che insomma meritano una citazione speciale, diciamo così. Però devo dire che l'Olbia ha molti giovani in rosa di qualità che naturalmente non hanno l'esperienza dei giocatori che ho appena citato, che comunque ci stanno, perché anche se non è più giovanissimo, nel senso che ha 26 anni, Minale è un giocatore di categoria, anche se devo dire che anche lui è mancato parecchio a Rimini, però insomma Gelmi, anche se giovane, si sta dimostrando un ottimo portiere, poi abbiamo anche dietro Bellodi, che è un giovane in prestito dal Milan, che ha già la sua esperienza in categoria, e poi abbiamo Brignani, Emerson, che dovrebbe rientrare peraltro. Emerson è il più esperto di tutti, ha compiuto 42 anni ad agosto, insomma ha giocato anche in Serie A, voi forse lo conoscete anche per l'esperienza di Livorno sicuramente, e guarda caso dovrebbe rientrare proprio col Siena. Prima di salutarti, Lenia, a livello tattico invece che squadra ci dobbiamo aspettare? Qual è il modulo di riferimento della formazione di Occhiuzzi? Allora, ti dico molto onestamente che potrebbero esserci sorprese, nel senso che fino adesso il mister ha schierato la squadra soprattutto dall'inizio con un 3-4-1-2, però è anche vero che domenica contro Rimini è passato la difesa a 4 e poi a un certo punto è passato a un 4-2-3-1, mettendo addirittura Sueva punta avanzata e Boganini, Biancu, se non sbaglio Ragazzu dietro. Quindi non lo so, anche perché la difficoltà vera l'Olbia ce l'ha in attacco, in fase non riesce a concretizzare, quale gol ne ha anche costruito in queste prime 4 giornate, quindi penso che il mister cerchi soprattutto una soluzione lì davanti, al di là del fatto che poi in difesa potrebbe giocare secondo me ancora a 3 e magari con gli esterni che danno una mano, come abbiamo visto anche nelle prime giornate. Però io ci potrebbe essere qualche sorpresa, diciamo così. Ilenia, grazie per tutte queste notizie che ci hai dato, noi ti auguriamo buon lavoro e buona serata. Spero che Pagliuca non abbia ascoltato, però va bene, grazie mille. Grazie dunque a Ilenia Giannioni dell'Unione Sarda, con tutte le ultime che riguardano l'Olbia e Pagliuca. In realtà, insomma, Andrea, Leonardo, vi chiedo a tutti e due, abbiamo visto che è molto meticoloso nel studiare l'avversario e nel preparare le partite, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto in questo avvio di stagione. No, non penso che avessi bisogno dei consigli della corrispondente sarda per studiare l'Olbia, Pagliuca. Avrà sicuramente visionato le partite dell'Olbia. L'Olbia è una squadra scorbutica, è sempre stata una squadra scorbutica. Anche quando abbiamo fatto risultato pieno abbiamo dovuto portarlo via veramente con le unghie e con i denti, perché è una squadra che anche quando è sotto dà sempre tutto, c'ha una certa intelaiatura costruita da anni, al punto di riferimento il ragazzo che ormai non so quanti anni è che gioca nell'Olbia. Hanno frequenti scambi con il Cagliari, perché praticamente serve come serbatoio alla squadra del Cagliari per vedere poi eventualmente alcuni ragazzi da proporre nel capoluogo, e quindi di conseguenza noi bisogna avere tutte le massime accortezze, perché effettivamente uscire sempre da Olbia quantomeno con un pareggio non è mai scontato. Poi, per carità, Siena in questo momento deve essere consapevole della propria forza, quindi deve andare a giocare la partita, provare a vincere, però sapendo che comunque ha di fronte un avversario che senz'altro
opporrà una resistenza tipo più valida di quella che ho posto Limolese, ecco, per fare un esempio di queste prime partite. Due trasferte consecutive, Andrea, attendono la Robur, Olbia e Pontedera. Che sfida ti aspetti in terra sarda? Allora, la sfida in terra sarda è sempre una partita complicata, difficile anche dal punto di vista logistico, perché credo che verrà organizzata la trasferta naturalmente da venerdì pomeriggio, poi il rientro. Insomma, è una, mi ricordo anche partite a Olbia con condizioni ambientali, con tanto vento, addirittura con rimandate per pioggia, eccetera. Quindi abbiamo anche poi dei collegamenti con Olbia, dove in epoche passate aveva allenato anche Mignani. Insomma, ci sono stati molti collegamenti con Olbia, e fare bene a Olbia è sempre un'occasione buona, soprattutto perché la squadra viene da due sconfitte, quindi due sconfitte consecutive, magari una meritata, una meno, però avranno voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Come diceva prima Leonardo, Ragazzu è un giocatore che ormai è una bandiera nel calcio sardo e soprattutto a Olbia, e in Serie C bisogna stare molto attento, perché stare molto attenti, e questo credo che verrà preso in consegna dalla difesa del Siena che abbiamo visto prima. I moduli tattici dell'Olbia possono cambiare, e questo dimostra che ancora probabilmente dal punto di vista tattico e tecnico ancora non ha trovato una buona quadratura. Questa anemia in attacco può essere un segnale per trovare magari qualche nuova soluzione, ma credo che il Siena abbia pronto le contromosse per cercare di fare un'ottima partita e uscire con un risultato. Andiamo a dare uno sguardo anche al quadro completo del prossimo turno di campionato, la quinta giornata del Girone B di Serie C, con sfide che inizieranno alle ore 14.30 con Cesena Pontedera e Recanatese Torres, a seguire tutte le altre con la Lucchese impegnata con il Rimini, una sfida anche quella tra il Gubbio e l'Entella abbastanza interessante se andiamo ad analizzare la classifica. Leonardo, quale la partita che insomma colpisce di più la tua attenzione in vista del prossimo turno? Qui sono diversi, sono onesto, perché intanto bisogna vedere se la Carrarese, che ha una trasferta difficile ad Alessandria, perché l'Alessandria ora viene da quattro sconfitte, però è partita in ritardo con la preparazione, con la squadra, bisognerà vedere se si conferma ai livelli che ha fatto queste prime domeniche. Poi indubbiamente un'altra partita, come hai detto te, molto interessante è il Lucchese-Rimini, perché Rimini, anche se è neopromosso, ha gente come il Siena di categoria che ha sempre battagliato, penso a Vano e Santini che hanno segnato nell'ultima domenica. E poi bisogna vedere il Cesena se si riprende, perché non penso possa fare ulteriori passi falsi. E poi la partitissima indubbiamente è quella tra Gubbio ed Entella, perché il Gubbio, quando ha preso Piero Braglia a fare l'allenatore, è come se avesse detto alle altre: attenzione, abbiamo intenzione di fare le cose serie. Noi purtroppo ci abbiamo perso una finale a Pescara quando lui era allenatore del Cosenza, quindi, e poi ha vinto diversi campionati in Serie C, quindi senz'altro è una partita, visto anche le ambizioni dell'Entella, dove non ti dico che ci dirà tutto, ma ci dirà tanto di quello che faranno queste due squadre. Cesena Pontedera, Andrea, che tra l'altro mette di fronte quelle che saranno le due avversarie della Robur dopo la trasferta di Olbia. Sì, e sarà sicuramente oggetto di studio dello staff e degli allenatori del Siena, del match analysis, no? Ora c'è questa figura che è importantissima, perché comunque è una figura che studia questo, e questo sarà fondamentale, analizzare questa partita, perché vedrà il Siena affrontare queste due squadre in breve termine. Direi la partita, la Reggiana ha un match point, perché si trova in casa con gli amici di San Donato Tavarnelle, che da tutto a cui auguriamo di fare naturalmente una buona prestazione, però sicuramente la Reggiana è una squadra favorita sulla carta in questa cosa. Vabbè, la partita fra due squadre importanti, Gubbio e Entella, è sicuramente da seguire. La partita testa coda o coda testa, passando in questo termine, Alessandria Carrarese. L'Alessandria non può continuare ad avere, diciamo, a stare lontano dal successo. Vediamo se la Carrarese di dal canto riuscirà a fare risultato anche ad Alessandria, allora potrebbe a quel punto lì ulteriormente migliorare l'autostima e proseguire nella vetta della classifica.
Noi ricordiamo anche per i più distratti, anche se sappiamo che i tifosi del Siena sono abituati ormai, come diceva Leonardo, a prendere nota di tutti i vari appuntamenti spezzatino che riguardano la stagione, che il 5 ottobre alle ore 18 al Franchi ci sarà anche il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, che metterà di fronte ancora una volta il Siena al Pontedera. Quindi due sfide contro il Pontedera, una in trasferta in campionato e una in Coppa Italia, molto ravvicinate. Con questo direi che siamo arrivati ai saluti per quanto riguarda questa puntata di Studio Robur Zoom. Io ringrazio gli ospiti, Andrea Sbardellati. Grazie Giacomo e un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito. Leonardo Betti. Grazie. E l'appuntamento con Studio Robur torna sabato con il live condotto da Pietro Federici, proprio per commentare a caldo quello che sarà accaduto nella sfida tra Olbia e Siena. Non cambiate canale, perché dopo la pubblicità vi lasciamo alla presentazione dei campionati del settore giovanile della Robur, che ha avuto luogo proprio oggi. E dunque buon proseguimento di visione con i programmi di Canale 3 Toscana e buona serata a tutti. Questa è un'occasione importante, perché parliamo di settore giovanile, che è un tema molto sensibile e a me caro, perché diciamo che nella struttura, diciamo, di una società di calcio, quando si riesce a lavorare su un tessuto come quello del settore giovanile, che rappresenta poi la risorsa futura di qualsiasi tipo di club, dal punto di vista, diciamo, internazionale fino a quello nazionale, arrivando poi anche alle categorie, diciamo, che sono inferiori alla massima serie, la Serie B, come la Lega Pro, che è questa in cui noi siamo. Ed era doveroso per me, quando sono arrivato a Siena, vicino al direttore Salvini, accettare anche la proposta del presidente Montanari, il quale mi ha chiesto molto, in modo molto deciso, di poter, sempre poi coadiuvato dal direttore Salvini, ristrutturare e rigenerare un po' il settore giovanile. Premetto questo, che oggi a Siena siamo nell'anno zero, io l'ho definito anche sotto zero, perché, ma non perché questo per, diciamo, giudicare un lavoro che è stato fatto prima di noi, assolutamente no, anzi io ringrazio chi è stato qua, chi ci ha preceduto, che ha comunque creato qualcosa e ci ha permesso di lavorare già su un tessuto esistente, ma perché credo che sia doveroso per un club prestigioso come il Siena poter vantare di avere un settore giovanile che sia perlomeno al di sotto di due grandissime realtà come quella di Fiorentina ed Empoli, ma non che sia sotto, che sia a ridosso di queste due realtà. E, per cui la ristrutturazione e il ricreare, diciamo, molto freneticamente, perché poi questa opportunità è stata creata, diciamo, dalla metà di luglio in poi, abbiamo fatto i primi stage verso fine luglio, quindi diciamo da fine luglio abbiamo ricominciato insieme a gli allenatori che sono qua vicino a me, e che poi appunto di cui parlerò, e abbiamo ristrutturato e ricreato un po' quello che era, diciamo, il tessuto qualitativo e calcistico dei ragazzi per comporre le rose. Quindi una sorta, diciamo, di lavoro che è iniziato verso fine luglio. E da qui abbiamo poi ristrutturato le varie categorie, dalla primavera fino alla 14, che sarà allenata poi da mister Morello, che non è qui adesso, ma poi credo che ci sia uno step successivo a ridosso dell'inizio del campionato della 14, con mister Negro per quanto riguarda la primavera, con mister Guberti per quanto riguarda l'Under 17 e mister Voria per quanto riguarda l'Under 15. La cosa che a me fa estremamente piacere è quella di aver trovato in questi profili che sono qui vicino a me, ma che sono stati calciatori importanti
E questo è il primo punto su cui mi voglio soffermare molto brevemente, cioè dare la possibilità ai ragazzi di interfacciarsi con allenatori che comunque i ragazzi stessi, avendo un po' di curiosità e volendo andare un po' a ritroso nella storia del calcio, possono andare a vedere, a leggere, diciamo, nella storia del calcio, no? Perché ci sono tutti i profili che hanno fatto la massima serie o la serie B. Quindi di conseguenza tutto ciò che questi profili qua trasmettono ai ragazzi anche a livello di motivazione è già un elemento di vantaggio per la loro crescita professionale. Non, cioè, non voglio poi, ecco, soffermarmi sull'aspetto tecnico, perché qua non metto bocca e non mi permetterei mai, perché di fronte a profili che hanno comunque fatto circa 200-300 partite tra Serie A, Serie B, Serie C, quindi sono convinto che questa parte qua sia la parte migliore che loro possono donare a questi ragazzi che appunto sono a lavorare per il Senacalcio. Detto questo, la strutturazione delle rose è sempre stata coadiuvata e, diciamo, insieme ai mister abbiamo sempre condiviso tutto, creando delle rose di qualità, riportando un po', diciamo, di possibilità di competizione all'interno della rosa sana, ma soprattutto rose omogenee che permettono, diciamo, ad ognuno di loro di gestire bene i ragazzi, di lavorare in modo organico sui gruppi, senza esaltare l'individualismo, ma esaltando la collettività, quindi il collettivo, il gruppo. Questo perché? Perché oggi dico che il Siena non deve vincere e stravincere, il Siena deve ricreare i gruppi attraverso dei valori importanti che poi diventino squadre che all'interno delle quali vi sia una sana competizione, squadre che possono attraverso questi elementi arrivare poi anche a ottenere appunto dei risultati importanti sul campo. Noi non vogliamo questo subito, non vogliamo la crescita dei ragazzi, vogliamo che le famiglie sappiano che a Siena per mentalità, metodologia e per appunto utilizzo degli strumenti valoriali, cioè dei valori, i ragazzi vengono a star bene, a crescere, a giocare, a divertirsi. Poi si pensa anche all'obiettivo del professionismo. Ma tutto ciò deve essere appunto consapevolmente interpretato in modo appunto positivo, cioè come se fosse una formazione del ragazzo oltre all'aspetto scolastico, che appunto è un percorso ordinario che ogni ragazzo fa. Perché questo? Perché la compensazione fra sport e attività scolastica deve essere la prima cosa. I profili che sono qua sono tutti profili che devono essere educati, devono studiare, devono appunto rispettare i compagni, gli allenatori, i dirigenti e tutto lo staff che lavora per loro. Esistono appunto delle situazioni e delle dinamiche importanti, molto importanti, che ognuno di noi ha voluto trasmettere appunto ai gruppi, ai ragazzi. Abbiamo creato anche una sorta, diciamo, di regolamento interno. Giusto, mister? Che deve essere appunto la direzione, la guida per ognuno di loro per essere, diventare prima insomma, uomini, ragazzi, quindi poi uomini, e di conseguenza dei calciatori in formazione che poi potranno arrivare, chi lo sa, io mi auguro il più possibile in prima squadra. E qui concludo. L'obiettivo del Siena è quello di creare nei prossimi anni il futuro calciatore per la prima squadra. Abbiamo rifiutato per un paio di profili delle richieste importanti da società importanti. Perché? Perché oggi tengo a ribadire che per volontà del presidente Montanari e coadiuvato poi anche dal direttore Salvini, abbiamo stabilito che oggi il Siena deve costruire i giocatori del futuro, ma deve preservare quelle risorse di qualità che ci sono per poter dare alla prima squadra giocatori dal settore giovanile. Come diceva il direttore, siamo partiti da zero, l'anno zero o meno zero. E stiamo lavorando comunque in fare in modo che già da quest'anno si possa avere un qualcosa in più rispetto all'anno scorso.
E i problemi, le problematiche lo sappiamo sono parecchie, sono tante, però sono convinto che la società stia facendo il possibile per poterci dare anche quelle situazioni dove ancora siamo un po' in difficoltà. Si stanno muovendo bene e di questo ringraziamo la società. Per quanto riguarda la primavera, quanto riguarda la mia squadra, è una squadra costruita insieme, come diceva il direttore Ferruni. Abbiamo cercato di dare subito una rosa che possa comunque dare soddisfazioni e che possa portare magari qualche elemento anche alla prima squadra. Questo è, diciamo, l'obiettivo secondo me più importante che quest'anno mi sono messo in testa, che devo, a quello che ho detto anche ai ragazzi, che deve venire mister Pagliuca a dirmi: ammazza quanto è bravo questo ragazzo, mandamelo su. Questo è uno degli obiettivi più importanti. Poi sicuramente c'è anche il risultato, non lo nego, io non sono solo per far giocare bene o portare qualche ragazzo su, io voglio anche vincere, quindi questo ve lo dico con tutta sincerità. I ragazzi lo sanno, l'hanno capito, stanno lavorando molto bene. Sabato iniziamo la prima di campionato contro Montevarchi, penso che siamo quasi pronti, ora adesso aspetta solo a loro scendere in campo e divertirsi. Per noi è importante comunque comunicare un po' con tutti. Io sono d'accordo con loro che l'hanno sotto zero, e lo è anche per me, perché comunque inizio un percorso nuovo. Loro hanno molta più esperienza di me, quindi mi dovranno anche dare una mano, e lo sanno già. Io sono un po', mi conoscete perché sono un po' di anni che sono qua, quindi sapete bene o male come sono fatto e come ragiono. Come diceva il mister, ci sono tante cose che sicuramente vanno migliorate, che sicuramente la società farà sì che appunto vengano fatte magari nel minor breve tempo possibile. Però quello che a me interessa è il fatto che bisogna ricordarsi che la proprietà è entrata poco tempo fa, noi abbiamo cominciato a lavorare da luglio, ora siamo solo a settembre, quindi quasi alla fine. Esatto, alla fine di luglio siamo, quindi il tempo è stato poco. Abbiamo cercato di fare il possibile per la società, ha fatto il possibile insieme a noi per cercare di avere delle rose omogenee e soprattutto dove ci fossero dei presupposti per provare a creare qualcosa di interessante, ed è quello il nostro obiettivo. Io sapete che purtroppo, come a tutti, perdere non piace, però dobbiamo ragionare sul fatto che comunque affronteremo delle realtà che magari lavorano insieme da tanti anni, che hanno un percorso diverso alle spalle, che hanno una programmazione diversa. Questo non vuole essere una scusa, è solo un dato di fatto. Quello che noi stiamo cercando di fare è, per ora sta andando tutto come deve andare, il fatto di accelerare il più possibile i tempi in modo da cercare di colmare questo gap con queste squadre qua, senza dimenticarci che poi qua è il Siena, confronto ad altre realtà, è una realtà anche magari più importante di quelle che affronteremo, quindi sappiamo la responsabilità che abbiamo, e quello che noi stiamo cercando di fare appunto è quello di creare dei gruppi che possano permettere al Siena di farsi valere anche a livello giovanile, perché il discorso di portare i giovani nella prima squadra penso che sia uno degli aspetti più importanti, insieme a quello di farli crescere il più possibile. Quindi noi ci metteremo tutto quello che abbiamo e siamo qua appunto a disposizione dei ragazzi per farli sapere appunto sia a loro che alle famiglie che verrà fatto il massimo per questo. Praticamente hanno quasi detto tutto loro, è inutile stare a ripetere che l'anno zero, che siamo partiti in ritardo, lo sappiamo, però io sinceramente voglio essere positivo, perché nonostante tutti questi problemi stiamo cercando tutti insieme di risolverli, si è creato un bel gruppo. Voglio fare i complimenti a Stefano in particolar modo, perché è alla sua prima esperienza e sinceramente è stato molto umile e disponibile,
e secondo me potrà fare molto bene il suo lavoro. Paolo già lo conosco dall'anno scorso, non c'è bisogno di parole, quindi ci tenevo a fargli i complimenti, perché penso che a volte fa anche piacere riceverli. Ecco. E niente, se devo aggiungere qualche cosa a quello che hanno detto, io ci tengo una cosa in particolar modo: sono quello che da più tempo nel settore giovanile, e una cosa a cui ho tenuto sempre è far capire a questi ragazzi la maglia che indossano, la storia che indossano, che portano in giro, non portano solo il Siena in giro, portano la città, i tifosi, quindi devono sempre, come si dice, sudarla, ma non solo quello, il senso di appartenenza. Ecco, questa è una cosa che io ci tengo molto a trasferire a questi ragazzi. Ci sono tanti ragazzi di Siena, ma ci sono anche tanti ragazzi che vengono dal circondario, e anche loro devono capire, quando vengono, che indossano una maglia gloriosa, importante, quindi è una cosa a cui tengo particolarmente. Poi io ho una categoria, diciamo, un po' diversa dalle loro. Loro hanno già degli ometti da allenare, io ho ancora dei bambini che stanno diventando ragazzi, quindi magari è un po' diverso. Ho il dovere di farli venire al campo con piacere, con voglia, per farli crescere col sorriso, e poi fare in modo che quando arrivano nelle categorie superiori siano comunque preparati e lì continuare il lavoro anche sotto certi altri aspetti. Uno degli obiettivi deve essere quello di farli crescere per provare a portare qualcuno in prima squadra, perché le squadre di Lega Pro, le società di Lega Pro devono assolutissimamente, secondo me, cambiare registro. Si prendono a volte troppi giocatori giovani in prestito da altre società e si tralascia qualcuno che forse abbiamo in casa. Io spero che questo possa cambiare, e quindi dobbiamo essere noi ad essere bravi a far scegliere i nostri ragazzi piuttosto che qualcuno che viene da fuori. Diciamo che quest'anno è un po' un punto interrogativo, però le basi ci sono, perché vedo che comunque c'è voglia di creare qualche cosa. Mancano le strutture, lo sappiamo tutti, quindi a volte è difficile, però stiamo cercando di venire a capo, e soprattutto c'è dialogo, e questa è una cosa che può far sicuramente bene. I nostri bambini, io a volte li chiamo i miei ragazzi, Stefano ci dice: non sono i tuoi ragazzi, sono i ragazzi del Siena. Vabbè, lascia perdere, dicevo io. I miei ragazzi, spero che, se hanno lo 0,01% di possibilità di diventare dei calciatori professionisti, io devo aiutarli e prepararli per cogliere l'occasione quando capiterà. Questo è il nostro compito principale. Bisogna sottolineare questo, e cioè la scelta degli allenatori, se voi fate caso, è stata finalizzata. Mi piace molto quello che ha detto adesso Mister Boria, il senso di appartenenza, perché questi ragazzi sanno di essere allenati da bandiere che poi sono state al Siena, quindi da Paolo Negro, Cuberti, Mister Boria e anche Mister Morello, che è stata una bandiera del Siena, che ha giocato a Siena Serie B. Quindi tutti allenatori che hanno militato nel Siena a livello professionistico, quindi il senso di appartenenza si ricava anche da questa motivazione qua, da questo atteggiamento che loro sanno di dover appunto adottare nei confronti di chi prima di loro ha vestito questa maglia. Primo. Secondo, abbiamo deciso di ristrutturare un po' la parte, diciamo, delle aree di gestione del settore giovanile, quindi da una mentalità comune che scende dalla prima squadra abbiamo deciso di creare l'area della preparazione atletica gestita dal professor Bencardino a Cascata con tutti gli altri preparatori. Lo stesso abbiamo fatto per i preparatori dei portieri, e lo stesso abbiamo fatto anche per poi il discorso, diciamo, tecnico, didattico e tattico della prima squadra. Gli allenatori
È vero che ognuno deve personalizzare e deve comunque gestire la squadra attraverso il suo credo, però è giusto anche fare riferimento sempre ad una metodologia tattica e tecnica che viene dalla prima squadra. Questo perché? Perché credo che sia poi il primo punto per poter procedere in modo univoco verso, diciamo, un segnale di dire ok, sì, il Siena è il Siena della prima squadra fino all'under 14, under 13. Non come si spesso intravede in società o in realtà calcistiche, dove la prima squadra è poi staccata dal resto del settore giovanile. È motivante sia a livello appunto di testa, ma anche a livello appunto di attività professionale. Altra cosa, e qui concludo, tengo a precisare questo: la mia figura, che è quella di responsabile del settore giovanile e poi collaboratore del direttore Salvini nell'area tecnica, mi impone di far sì che la mia persona di fiducia, che non è qui presente, ma che adesso vi dirò chi è, si chiama Marco Di Chio, è una persona che io insomma è venuta qui con me a Siena e è arrivata un po' dopo, ma che conosco da molto tempo, e da un punto di vista, diciamo, tecnico, tattico, di rappresentanza, di coordinazione con i mister, diciamo, è il mio alter ego. Io logicamente mi interfaccio con lui, e qualsiasi cosa, anche voi tutti siete, i mister lo sanno già, si possono interfacciare con lui, anche perché poi io ho una, diciamo, situazione un po' particolare insomma, che devo anche staccarmi e stare un po' con la prima squadra, quindi farò un po' tutte e due. Quindi dal punto di vista, questa è una comunicazione che do anche a voi, perché è giusto che poi lo sappiate. È, diciamo, un regolamento che gli allenatori hanno in primis costruito, poi io l'ho visionato, l'ho avallato insieme a loro, se c'era da fare qualche modifica l'abbiamo fatta, ma è un, diciamo, regolamento, un codice di comportamento che serve innanzitutto per gestire quelle dinamiche che iniziano da quando si varca il cancello del settore giovanile e si sta lì dentro, ma poi credo che sia anche una sorta, diciamo, di codice comportamentale per ognuno di loro, che valga anche al di fuori, perché poi tutto ciò che è positivo, credo che se un ragazzo intelligente ne fa tesoro, ne fa se lo fa proprio, no? Giusto? Quindi, anche perché noi quello che ci siamo detti è che la cosa primaria era quella di avere dei profili sani, puliti, proiettati verso il lavoro, verso la fatica e verso l'apprendimento calcistico, sia con la testa che fisicamente. E quindi questa è la base un po' per fare questo tipo di passaggio. Il termine, io non uso mai questo termine, io lo maschero con il termine difficoltà. Perché? Perché credo che in tutte le situazioni vi siano delle difficoltà oggettive da superare, soprattutto quando in corsa, come ha detto, ha sottolineato mister Guberti, si arriva dopo un travagliato passaggio di proprietà, un'acquisizione nuova, in società nuova, proprietà nuova, quindi a ricostruire qualcosa. Le difficoltà sono all'ordine del giorno e sta a noi poi essere bravi a superarle, ma sono difficoltà ordinarie, cioè magari piuttosto di gestire la tempistica o l'orario di un allenamento e farlo incastrare con l'altra squadra. Quindi sono tutte cose che adesso stiamo assimilando per appunto poi far sì che si proceda in modo molto lineare e spedito, ma non parlo di difficoltà, di problemi assolutamente. Invece una domanda un po' più personale per Stefano, perché insomma un cambio così repentino, diciamo, non era facilissimo, ecco, com'è stato? Ti sei ambientato subito? Hai già capito come si doveva lavorare fin da subito? Immagino di sì, però non è facile, immagino. Come dicevo prima, per me è un po' l'inizio di tutto, perché sì, uno gioca come hanno giocato loro tanti anni, però quando poi vai dall'altra parte ti rendi conto di tante cose. Io, per me, ogni giorno è come se fosse un primo giorno di scuola, nel senso che ogni giorno imparo delle cose nuove. Perché comunque quando vedi la dinamica come giocatore è un discorso, quando lo vedi dall'altra parte la dinamica non è una, sono 30, perché magari ci sono 30 giocatori in quel momento lì, quindi è una cosa diversa, quindi tu lavori per un discorso globale, non guardi, diciamo, la tua posizione. Quindi io ogni giorno cerco di imparare qualcosa e ringrazio sia Gil che Paolo, perché comunque mi danno una grossa mano,
ringrazio per i complimenti che mi hai fatto prima, ma è stato chiaro da subito con loro, io c'ho bisogno di una mano perché comunque loro hanno tanta esperienza a fronte a me, quindi mi possono solo che aiutare, soprattutto perché ho smesso mezzo giorno fa di giocare, quindi è normale. Poi dal punto di vista ovviamente del campo, penso che quando poi fai delle carriere così importanti come le loro, qualcosa di quello che hai fatto ti rimane, quindi poi è normale che ognuno abbia delle visioni su certe cose e quelle fanno parte del singolo e sono normali, però quello che secondo me ci accomuna è il fatto di dare una linea guida ai ragazzi che sia molto simile dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista dell'appartenenza, dal punto di vista dell'atteggiamento che devono avere, di come si devono allenare, tutte cose che secondo me se tu li trasmetti, e loro lo sanno molto più di me perché lo fanno da tanto tempo, secondo me riesci tu a dare una linea che poi è quella. Quando hai chiesto del comportamento fuori, secondo me è tutto collegato, perché se tu riesci ad avere delle regole e comunque avere un comportamento consono e rispetti tutte le persone che collaborano con te, insomma te lo porti dietro pure nel resto, perché comunque se ti abitui a certe cose poi lo fai indipendentemente dal luogo dove sei. Quindi ecco, avendo anche questa occasione di parlare fra tutti, conoscete anche un po' tutti i ragazzi delle altre squadre, delle vostre, quindi potete se parliamo, anche... possono dirlo anche loro, noi abbiamo fatto... Quindi può esserci anche un salto magari dall'under 15 all'under 17, insomma, scalando man mano fino alla prima squadra. Quello è l'obiettivo nostro, noi speriamo io spero che Gil mi dica, guarda c'è questo qua che io uguale col mister Negro. Ma... Esatto, questa domanda è molto, cioè questa considerazione è molto intelligente, perché l'obiettivo deve essere quello di accelerare un po' la crescita dei profili delle fasce d'età. Faccio un esempio, l'Under 17 è composta al 90% dal 2007, quando oggi si fa con 2006, quindi per dire, quindi la possibilità di accrescere e di velocizzare appunto la crescita dei ragazzi dal punto di vista calcistico è l'obiettivo primario. Tant'è vero che a gennaio ci siamo dati appunto degli step, degli obiettivi, cioè vedere i profili più pronti e magari farli già salire a lavorare con gli altri o anche a giocare qualcuno che è più pronto. Questo è, credo che sia importante, perché denota veramente lo spirito con il quale questa sfida, come questa attività viene appunto svolta. E io devo dire una cosa, che se questo, passatemi il termine, mezzo miracolo di ricostruire tipo sei squadre in un mese è avvenuto, cioè il merito è nostro, cioè mio, ma io devo ringraziare veramente questi compagni di viaggio che sono qua vicino a me, che mi hanno coadiuvato, aiutato in modo molto umile, in modo molto, insomma, veramente non me l'aspettavo, e devo fare appunto complimenti a questo punto di vista, perché grazie a loro abbiamo potuto appunto collaborare e ristrutturare tutte le varie categorie. E mi sento anche di ringraziare persona che non c'è qui, Paolo Mezzademi, che è il coordinatore organizzativo, che comunque ogni giorno mi aiuta e ci aiuta quindi a gestire un po' anche le dinamiche, oltre che calcistiche, ma anche un po' esterne all'aspetto calcistico. Quindi diciamo che il presupposto per poter iniziare un cammino importante in modo sempre umile esiste. Adesso sta comunque a noi cercare, anche con i campionati in corso, di portare appunto risultati. Ecco questo qua. Se posso aggiungere una cosa, sì, collegata a questo, assolutamente. Io ci tenevo a fare una cosa, ringraziare, a me non piace fare nomi, però ringraziare quelli che in questo periodo qua ci hanno dato una mano e che ci continuano a dare una mano giorno per giorno, quindi tutti, io non mi piace fare nomi, però Gil e Paolo sanno che ci sono anche delle persone che vengono al campo per darci una mano, ma davvero per darci una mano, perché ci tengono al Siena, quindi non mi piace fare i nomi, ma loro lo sanno e le voglio ringraziare, perché ogni giorno si danno l'anima anche loro per darci una mano, quindi indipendentemente da tutti io li voglio ringraziare, perché comunque è anche grazie a loro. Non è che noi, cioè che la linea comune è quella di ricalcare, però l'idea è quella, diciamo, di prendere come riferimento quel modello, ma poi è giusto che ognuno di loro la personalizzi, no? La situazione tattica, giusto? Il discorso del modulo non è il modulo l'importante secondo me,
sui concetti. Esatto, non è il modo. L'idea e la mentalità deve essere quella, anche la metodologia concettuale, tutto. Poi giustamente la personalizzazione, è normale che ogni allenatore ha un suo modo di vedere la situazione in base anche ai profili, perché una squadra e i moduli si creano in base ai giocatori, questo lo sapete. Quindi se un giocatore è più funzionale o io ho un 7/11 più funzionale a un modulo, devo fare quel modulo, non ci scappa. Per il settore giovanile è un problema se ogni 2 anni succede qualche cosa, quindi lo sapete benissimo, penso, ogni volta che succede il paratrack poi inizia a perdere ragazzi, inizia a perdere anche credibilità nella città, nei dintorni, quando ti vai ad affacciare verso altre società per fare collaborazioni, insomma, quindi sicuramente questo non aiuta. E questo, quando si dice si parte da zero, è anche per queste cose qui, perché cambi di proprietà o fallimenti, non iscrizioni, portano sempre questi problemi che poi bisogna affrontare e bisogna sempre ogni volta ricostruire, quindi non è facile. Io ho delle sensazioni positive al momento, spero e credo che si possa accelerare i tempi di ricostruzione, diciamo così. Voglio chiederti, Agil, sempre, perché qui si parla di settore giovanile, però prima c'è la scuola calcio. Avendo te i ragazzi un pochettino più giovani, più o meno giri anche nelle scuole calcio e ti accorgi più o meno di come lavorano, vedendo anche i tuoi ragazzi, insomma. Vengono preparati bene o ci sono dei problemi anche all'interno della scuola calcio, secondo te? No, io non voglio mettere bocca sul lavoro degli altri, non credo sia giusto. Bisognerebbe seguirli costantemente per poter fare delle riflessioni, non giudicare. Sicuramente chi arriva nel Siena ha dei doni naturali, partiamo da questo presupposto, come chi arriva nell'Empoli, nella Fiorentina, ancora di più. Io parto da questo presupposto. Poi noi allenatori, società, possiamo aiutare questi ragazzi a migliorare, però senza una dote naturale non ci si arriva in un club professionistico. Quindi io credo che le scuole calcio negli ultimi anni sono diventate soprattutto delle attività a scopo di lucro, sinceramente. Non tutti ovviamente, ci sono tante realtà dove lavorano bene. Anche a Siena, non voglio fare nomi perché sarebbe giusto e corretto verso gli altri, ci sono società che fanno bene attività giovanile. Per arrivare a Siena però ci vuole qualche cosa di più, quello è sicuro. E bisogna coltivare e lavorare su questi doni che hanno i ragazzi. Poi cioè, il dono non vuole essere solo stoppare bene la palla o fare gol, eh. Ci può essere anche il dono della corsa, ci può essere il dono di avere delle letture più veloci rispetto ad altri, e ci sono tanti particolari su cui si potrebbe parlare. E io credo che noi siamo preparati per accogliere ragazzi e per farli migliorare. E io sinceramente nelle scuole calcio ci vado poco. Ti dico che l'anno scorso con Gil mi sono trovato, no, bene, di più. Visto lui prima come ci siamo conosciuti, vi dico che Gil è una persona splendida e sono stato strafelice quando mi è stato comunicato da direttore che Gil avrebbe continuato con il Siena. E anche perché altrimenti avrei chiesto che lui continuasse con me. Poi, quando Gil ha preso l'Under 15, direttore mi ha parlato di Yuri, non conoscevo, però mi sono fidato, come giusto che sia, del direttore, e ho trovato una persona che è malata di calcio, come Yuri, cosa che è difficile da trovare, ragazzo splendido, ha voglia di arrivare, ha voglia di imparare, ha voglia di migliorare, disponibile 24 ore su 24, io non posso chiedere di più da Yuri, quindi. E ho già ringraziato il direttore anche per Yuri e per anche il resto dello staff che mi è stato dato a disposizione, che è uno staff veramente di alto livello.
cambiato anche il modo di lavorare tra prima squadra e primavera, no? Perché l'anno scorso sei stato anche allenatore della prima squadra. L'anno scorso ho fatto un po' di tutto, no? Ce lo sappiamo, ve lo sapete, ho fatto più conferenze stampe in ruoli diversi l'anno scorso in tutta la mia carriera. Come dicevo, l'anno scorso mi mancava solo tagliare l'erba allo stadio e ho fatto tutto. Quindi quest'anno si è partito comunque dall'inizio con la primavera, cioè siamo sulla buona strada, insomma, ho potuto lavorare dal primo giorno, ora ho una rosa completa, c'è solo che da iniziare il campionato e non vediamo l'ora, anzi sabato magari più gente viene, visto che la prima squadra gioca alle 5 e mezza, noi alle 3, alle 15 riescono a vedere tutte e due, ecco. Quindi se venite a darci un sostegno ne siamo veramente felici. Scusate, ragazzi. Posso dire una cosa? Sì, prego. Oggi ci siamo, diciamo, solo noi qui, però insieme a noi lavorano altre persone che ci danno una grossa mano, professionisti seri, preparatori atletici, preparatori dei portieri, collaboratori. Ora mettermi a elencare tutto, ho paura di dimenticare qualcuno, quindi vorrei ringraziare queste persone perché noi senza di loro non potremmo lavorare in un certo modo. Ma le stagioni sono tutte importanti, quindi non c'è una di più, una di meno. Ripeto, il mio obiettivo, quello che dicevo prima, comunque è sempre quello di vincere. Vincere e giocare bene. Tanto tutte le cose vanno a braccetto, perché se giochi bene, se fai migliorare i ragazzi, poi arrivi anche ai risultati. La squadra si sta preparando bene. Devo dire che abbiamo fatto un mese veramente di lavoro anche pesante insieme al preparatore atletico e non hanno mai mollato. Questa è una cosa che a me fa molto piacere e mi dà tranquillità e speranza per il futuro. Quindi siamo stata preparata bene. Ripeto, manca solo che iniziamo questo campionato, perché poi alla fine è la partita, quella ufficiale, che manca a tutti. Senti. Ma ora una curiosità più che altro, ma Samba c'è sempre? No. Se ne era parlato tanto bene. Sì, però poi evidentemente non c'erano i presupposti per poterlo portare qui. Mentre Danielli era... Danielli per ora si allena con me, fa parte della Rosa della Primavera, poi insomma sarà la società a dire quello che verrà fatto, poi insomma queste sono cose che non aspettano a me, ma aspettano la società. Insomma. Il modello deve essere il Siena, poi se vogliamo essere giusti, dobbiamo capire che dovremmo modellarci su chi ha fatto meglio di noi o su chi sta facendo meglio di noi, quindi ci sono due realtà importanti, Empoli e Fiorentina, ma non perché le altre non lo siano. Però se vogliamo arrivare a star lì sotto, perché non potremo mai arrivare a quelli lì, però star lì sotto e magari essere insomma anche protagonisti nel nostro piccolo, dobbiamo ispirarci a questi modelli qua. Per modelli intendi modelli societari o modelli... Sì, societari, di organizzazione. Se mi dici modelli societari, allora per arrivare a raggiungere quei livelli lì ci vogliono anni. Noi dobbiamo navigare a vista, cioè anno dopo anno migliorarci e mettere, per creare una struttura, un grattacielo, una casa, mettere mattone dopo mattone per arrivare appunto a creare delle fondamenta solide e poi costruire il resto. Ispirandoci sempre a modelli superiori a noi, loro sono superiori a noi, quindi noi ci ispiriamo anche a loro. Mentre per quanto riguarda invece il discorso delle società, io volevo fare un appello, ma sensibilizzare un po' il fatto che tutte quelle società che sono qui intorno, nel comune di Siena, in provincia, sono realtà importanti per noi e con le quali noi vogliamo, io per quel poco che sono riuscito a fare, comunque a consolidare rapporti, ad avere aperture verso di loro e a far capire loro che Siena comunque è per loro una seconda casa, cioè si viene qui, si collabora, si struttura magari un progetto, anche perché poi tanti ragazzi noi dovremmo prenderli poi da lì, quindi di conseguenza sono situazioni che dovremmo andare a
a fare un rapporto, diciamo, di collaborazione obbligatorio, ma che sia fatto con le giuste sinergie e con la giusta mentalità. Per cui per noi è importantissimo questo, e qui mi sento appunto di dirlo pubblicamente. E altra cosa, cioè, voglio poi comunque sempre ringraziare il presidente Montanari, che ci ha comunque permesso di ripartire, no, col settore giovanile, di far bene, perché poi è sempre questo l'obiettivo, cioè avere una società, una proprietà solida che ci permetta di fare le cose. E per questo devo sempre ringraziare il presidente, sia per la prima squadra che per il settore giovanile.